Quattro zampe sotto le stelle. Questo è il nome della manifestazione che si è tenuta a Cerveteri nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria lo scorso 24 agosto. Organizzatrici e promotrici di questo evento così particolare sono state Serena De Donno del negozio Qua la Zampa di Cerveteri e Maria Berardi della Griff Miss Nanette, le quali, al di là dell'immagine così glamour della loro attività, hanno un solido e ammirevole progetto da realizzare. Il sostegno, mediante l'affermazione del loro progetto commerciale, di una onlus, amici di Jeb Uode, che si occupa di bimbi con gravi problemi di salute e che hanno difficoltà a curarsi sia per mancanza di mezzi che di strutture. L'evento spettacolo ha presentato ad un numeroso ed accaldato pubblico serale la collezione autunno-inverno 2012 di una particolare maison d'alta moda, Miss Nanette, che da qualche anno si occupa di vestire in maniera glamour non solo amorevoli padroncini, ma soprattutto coccolatissimi cani. Lo spettacolo ha alternato alle sfilate dei nostri amici a quattro zampe momenti di spettacolo canoro ed interviste con esperti veterinari ed allevatori di razza Chihuahua, razza protagonista quasi esclusiva della serata. È stata questa anche occasione di presentare al pubblico italiano una nuova tecnica di tolettatura per cani, tecnica innovativa e molto diffusa all'estero, particolarmente negli Stati Uniti. Fautrice di questa innovazione è Serena De Donno, del negozio Qua la Zampa di Cerveteri, che ha colorato e tolettato tutti i simpaticissimi cani intervenuti. Faceva piacere precisare che l'idea di colorare i cani purtroppo non è venuta a me, è una pratica tra virgolette che si fa da decenni oramai in altre parti del mondo, in America, in Inghilterra, in Francia. Purtroppo? No, dico purtroppo perché mi sarebbe piaciuto inventarla io, sarebbe stata una grande invenzione, però non sono stata io. In altre parti del mondo la praticano praticamente da tantissimi anni, da decenni, non desta assolutamente nessun tipo di meraviglia vedere in giro un cane colorato. Mi faceva piacere a questo punto precisare che i cani sono stati colorati con dei colori ad acqua, sono completamente atossici. Domani mattina tutti i cani colorati saranno da me in negozio, verranno lavati e torneranno esattamente come nuovi senza nessun tipo di problema. Siamo qui con Maria Berardi, l'ideatrice dell'evento Quattro Zampe Sotto le Stelle. Maria, ci spieghi da dove nasce l'idea di questo evento? Allora, l'idea nasce dalla sinergia del marchio Miss Nanette con Qua la Zampa, nel nome di Serena, che è una tolettatrice, che ha importato dall'America che è già in voga da parecchio tempo, un sistema di colorare i cani. Io mi occupo invece del fashion, di fare degli abitini su misura fatti a mano da artigiani e che rispettano comunque la fisiologia del cane. Sono fashion, sono glamour sicuramente, ma sono anche portabilissimi. E oltre questo progetto del fashion del glamour ce n'è un altro, sempre associato. Noi abbiamo una onlus, aiutiamo i bambini, quindi una parte del ricavato, oltre alle spese necessarie, viene devoluto per la cura dei bambini malati. Quindi noi vogliamo più che altro rendere più possibile pubblico questa nostra attività per fare sempre meglio, in tutti i sensi, e sul fashion e sul piano sociale. Quindi avete in programma altre manifestazioni di questo tipo a breve? Sì, sicuramente se ci daranno una mano, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e della collaborazione di tutti, sicuramente le faremo, con grande piacere.